Ciao a tutti, questa volta vi parlo di immigrazione perché c'è un aspetto che secondo me manca totalmente dai vari dibattiti che sento ed è una riflessione sulle cause di questa migrazione di popolazione che dall'Africa, specialmente subsahariana, si spostano verso l'Europa passando per Libia e Italia. Io sento parlare di numeri, che in Africa ci sono tanti giovani, tanti bambini e questi quando cresceranno vorranno anche loro venire. In pratica questa ineluttabilità dell'immigrazione, un fenomeno di cui non ci libereremo mai. Beh, questo è vero se restiamo così con le mani in mano a fare quello che facciamo adesso. In realtà secondo me la situazione si può cambiare. Come? Si dice aiutiamoli a casa loro. Aiutiamoli a casa loro suona anche bene, però in realtà c'è un modo ancora più semplice di risolvere il problema, o di affrontare il problema perlomeno, ed è quello di studiarne le cause. Perché quando noi distinguiamo tra migranti economici e rifugiati che scappano da guerre, in realtà applichiamo una discriminazione che è facile da stabilire, che però all'atto pratico è del tutto ingiusta secondo me, perché anche quelli che sono migranti economici scappano da situazioni difficilissime. Immaginate un giovane africano che ha lavorato nella sua infanzia nelle miniere in condizioni disumane, guadagnando pochissimo. È chiaro che lui per i suoi figli vuole qualcosa di diverso e lì, per le esperienze che ha avuto, lui sa che il destino delle persone che crescono lì è quello di lavorare sulle miniere. Faccio un esempio, ci sono anche altri lavori, però sono tutti basati sullo sfruttamento. E allora, quali sono le cause? Vengo al punto finalmente. Beh, le cause sono appunto lo sfruttamento che noi potenze occidentali, specialmente non tanto a livello di Stato quanto a livello di multinazionali, di compagnie multinazionali, è lo sfruttamento che viene fatto ai danni dell'Africa, perché l'Africa è un continente ricchissimo, ricchissimo di minerali, di risorse, che noi le multinazionali nostre rubano letteralmente da questi paesi, dando in cambio qualche monetina. Abbiamo distrutto l'economia dell'Africa, che era sì magari un'economia di sussistenza basata su allevamento, caccia, raccolta, che se si guarda in termini economici è una cosa pessima, ma in realtà sopravvivevano, vivevano, avevano una vita dignitosa perlomeno, non si sporcavano le mani a scavare i metalli per noi, capite? Questa è la cosa su cui noi dovremmo riflettere. La povertà in sé ci sta, può anche starci, ma non deve essere sfruttamento. Allora, c'è l'aspetto dello sfruttamento delle risorse che noi prendiamo, quindi la prima cosa è smettere di sfruttare, la seconda cosa è smettere di rubare. Perché queste multinazionali evadono tantissimo le tasse dei paesi africani. C'è uno studio, che vi metto in descrizione, è in inglese, che mostra, l'ho letto diversi giorni fa, non mi ricordo neanche più le cifre, però mostra l'entità di quanti miliardi di dollari le multinazionali occidentali evadono in Africa, non pagano i governi. Questo è ancora peggiorato, acuito dal fatto, adesso c'è un sacco di vento, che i governi africani fanno un po', giocano a ribasso sulla tassazione per non perdere gli investimenti delle compagnie occidentali. Quindi
abbassano le tasse, fanno a gara tra chi le abbassa di più tra i vari stati per avere gli investimenti, che poi alla fine comunque sono noccioline, perché non cambiano la vita, non migliorano la vita delle popolazioni. Ecco, questo è quello che volevo dire, è quello che secondo me manca totalmente dal dibattito su queste questioni, non solo in Italia ma anche in Europa. Non si parla di questo, si parla chiaramente di un motivo importante, che è quello della vendita di armi, del fomentare guerre tribali, e questo sicuramente è un motivo importante su cui dovremmo lavorare, ma anche semplicemente lo sfruttamento. Noi dovremmo, visto che a noi piacciono tanto le sanzioni, dovremmo davvero imporre sanzioni contro queste multinazionali che sfruttano il lavoro minorile, o comunque anche se non è lavoro minorile, questi lavoratori li pagano molto meno che pagano i nostri, li fanno lavorare in condizioni disumane, e in secondo luogo sanzionare per l'evasione fiscale, imporre che, beh, adesso la soluzione, possono essercene tante, ma la prima che mi viene in mente è pagare perlomeno, non lo so, 25% di tasse, pagarlo in ogni caso, anche se lo Stato ne chiede meno, tu comunque devi pagare 25%. Se lo Stato africano non lo vuole, vabbè, allora lo paghi all'Unione Europea o allo Stato in cui sei registrato. Imporre questo, e se ci sono connivenze, complicità di stati, ovvero la multinazionale è registrata in Lussemburgo per ragioni fiscali o comunque legali di convenienza, allora si sanziona il Lussemburgo e dice: tu non puoi ospitare queste multinazionali qui che si comportano in questo modo in Africa, perché alla fine tutti, chi è che ci perde? I poveri, sono sempre i poveri africani e i poveri europei. Questo è quello che vorrei sentir dire, e purtroppo questo manca anche ai politici che sono abbastanza vicini al mio modo di pensare, come i 5 Stelle. Vanno in televisione e parlano sì della vendita di armi, parlano di cooperazione internazionale, senza mai posare gli occhi su questo scandalo che è alla base della distruzione dell'Africa e delle loro economie. Questo è quanto. Guardate nella descrizione il documento che vi metto, è in inglese. Ce ne sono più diversi di questi documenti, si possono cercare. Non ho trovato un documento che abbia la lista delle multinazionali, però ne ho trovato un altro documento che riguarda il Kenya, che parla di una multinazionale inglese e una svizzera. Sono per lo più i settori su cui opera sono chiaramente estrazione di materie prime, ma anche distribuzione di cibo. Ok, questo è quanto. Passate parola, perché questa secondo me è una cosa molto importante. Mi sembra incredibile che i nostri giornalisti non ne parlino, dovrebbe essere al centro di ogni discussione, chissà perché. Vi saluto, buona giornata.